tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi è un video un po' random, diciamo, un video abbastanza chiacchiericcio in cui parlo di un argomento, di una questione che si è sollevata, che ho letto un tweet e mi è venuto in mente di volerci fare un video perché più volte ne ho sentito parlare, non solo riferito a me ma riferito anche a altri youtuber o altri utenti, e allora ho deciso di dire la mia al riguardo. Allora, il tweet in questione, e tra l'altro comunque niente contro questo utente, assolutamente no, è solo però volevo fare una puntualizzazione, diciamo così. Ok, il tweet in questione è questo: mi hanno scritto praticamente: Sebastiano Serafini non si nota che commenta sotto i video degli altri youtubers per marketing. No no, figurati se l'ha notato nessuno. Io ho risposto a questo tweet dicendo: io commento sotto i canali che mi stanno simpatici, conosco o seguo, e neanche tanto spesso. Recentemente ne ho fatto uno sotto Play Inside, Mangaka 96, Ilenia Zodiaco, Marco Togni, L'Occhio Vigile. Se vuoi fare speculazione non è il caso, perché questo è uno dei motivi per cui ho smesso di fare commenti sotto i video di Soul Mafia. E devo dire che questo è una cosa che un po' mi dà fastidio, perché comunque io seguo vari youtuber e ancora prima di aprire il canale io già commentavo, perché come creator, se tipo un mio amico ma anche qualcuno che non conosco, però magari qualcuno ha un bel contenuto, non mi dispiace commentarlo, scusa, perché no. Poi è ovvio che facendo anch'io YouTube adesso mi sono reso conto, cioè non me ne ero neanche accorta, a dirvi la verità, però spesso il mio commento quando lo faccio va proprio in top, perché molta gente mette like, e questo non lo so, cioè non credo che alla fine questo ti porti chissà quanti iscritti, perché cioè la gente che mi conosce, che mi mette like, già presumo che sia già iscritta al mio canale, e la gente che non mi conosce non credo che ci sia tanta gente che anche se vedi la mia immagine profilo e la scritta Sebastiano Serafini in Giappone, che cavolo ne sai che anch'io sono uno youtuber. Quindi alla fine non credo che commentare sotto i video di youtuber che non abbiamo un audience simile o comunque che mi conoscono mi faccia crescere il canale. Per esempio, commentare sotto un video di Soul Mafia sicuramente mi fa aumentare il canale per molti motivi, perché innanzitutto sono stato nel suo canale più volte, sul mio canale ho molti video con Soul Mafia, e quindi molto spesso tante persone già magari che conoscono Marco e magari seguono di riflesso anche il mio, tralasciando poi il fatto che io non sono assolutamente divertente quanto lui, quindi cioè ne perdete a seguire me se vi piace quell'umorismo lì, perché io faccio tutt'altro, purtroppo non faccio battute e fanno cadere le braccia. E vi assicuro che da quando ho iniziato YouTube mi sono reso conto, io pensavo di essere una persona divertente. Bene, adesso ho capito che perlomeno so comporre delle belle canzoni perché proprio divertente no, posso essere piacevole, però sì, una lettura poco impegnativa direi che, ma dipende, i video con Lilletta sono già più impegnativi, però di solito sono così, quattro chiacchiere tra amici, niente di più, niente di meno. E niente, quindi ho deciso di fare questo video dicendo che secondo me, per esempio, se ci fossero altri youtuber sia più grandi che più piccoli di me e commentano sotto il mio canale, perché spesso se tipo io comunque ho un'applicazione attaccata al mio YouTube, quindi mi fa vedere quanti iscritti hai, quindi anche se hai tipo 800 iscritti ma anche meno, lo noto e allora ti rispondo. Spesso se c'è qualche youtuber che commenta sotto un mio video vado anche a vedermi un po' di cosa tratta il loro canale e se hanno un contenuto carino comunque lo scrivo, è un bel contenuto sul canale, perché comunque alla fine se sei uno youtuber giovane ti fa piacere che la gente ti scriva, anche se io ho un canale molto piccolo, perché quanto ci abbiamo, 23.000 iscritti, comunque cioè se qualcuno comunque mi dà un po' quella piccola spinta, non tanto per fare iscritti ma proprio motivazionale, quindi io se vedo qualche youtuberino piccolo, ma anche non, cioè mi piace comunque cercare di spronare a fare di più o comunque dare un po' di energia positiva, perché non c'è niente di male, anche perché ci sono tanti youtuber che pensano che, non lo so, che ci sia un numero limitato di utenti e che se guardo il tuo canale non guardo quello di un altro. Forse posso capire questo ragionamento con gli youtuber italiani che vivono in Italia, perché magari vivendo in Italia e portando dei contenuti molto simili e quindi la gente ne vede un numero limitato, ma io penso che per esempio il mio canale o quello di molta gente che seguo sono abbastanza unici, quindi non c'è, per esempio se uno guarda dei video di Stefano Piffer che sono bellissimi può vedersi anche i miei, sono contenuti talmente diversi che non è che se uno guarda il mio non guarda
dal suo viceversa. Cioè, tipo, puoi preferire vederti il mio canale, puoi preferire vedere il suo. Però non è che ce ne sia uno migliore o uno peggiore, sono cose completamente diverse. Se invece vai a prendere dei gamers che giocano allo stesso gioco, è ovvio che uploadando, tra l'altro, i gamer solitamente uploadano tutti i giorni. Ovviamente finisci per guardarne uno, perché alla fine parlano dello stesso gioco, puoi vedertene una, due, tre reazioni allo stesso gioco, ma a un certo punto poi ti annoi. Quindi forse in quel caso tra gamer posso capire che ci sia questa competitività, ma io nei canali in cui commento sono canali che hanno veramente nulla a che fare col mio, quindi sinceramente non è che mi gioverebbe. Cioè, non credo che alla gente che segue questi canali possa interessarsi, cioè si interesserebbe al mio, perché sono canali troppo diversi. Quindi ho deciso di dire adesso i canali che seguo, che comunque cambiano spesso. Magari in questo periodo seguo dei canali, in altri periodi seguo altri canali, però comunque in generale quelli di quest'ultimo periodo che seguo, e vi do delle motivazioni perché li seguo, vi dico i video che mi sono piaciuti e perché li ho seguiti. Allora, vabbè, innanzitutto inizio con i miei due canali italiani preferiti, che sono Lilletta Eli, che la seguo e lei lo sa da molto prima che iniziasse il mio canale in italiano. Già mi vedevo le sue recensioni dei cartoni, i suoi cartoni animati in 3 minuti. Sono dei video molto corti, molto carini, molto ben spiegati. Lei parla un italiano molto migliore del mio, quindi uso sempre lei per fare le narrazioni dei video, quelli un po' culturali. E poi il secondo è quello di Stefano Piffer, che anche lui fa dei video molto simili, però comunque vedi, loro si gestiscono bene, perché se tipo Lilletta parla di un certo anime, poi Stefano Piffer non tratterà quello ma ne farà un altro, perché sono anche tra amici tra loro e sono non solo una coppia, però sono tutti e due youtuber fantastici che io adoro e hanno secondo me anche pochi iscritti per la qualità di video che portano e per veramente, sono veramente divertenti. Cioè, mamma mia, sognerei di poter usare un gergo così erudito per poter fare i video, perché io parlo sì 5 lingue, però purtroppo l'italiano, anche perché i libri li leggo per lo più in inglese, quindi molte parole in italiano non ho, cioè io ho vissuto più all'estero che in Italia, quindi per quanto il mio italiano penso che sia buono, potrebbe essere migliore, e secondo me vedere i loro video mi aiuta. Poi un altro youtuber che seguo sono i Player Inside, che loro li ho seguiti per la prima volta vedendo, ho visto, perché io da quando ho lasciato il mondo dell'intrattenimento, ma è già da un po' comunque, perché è già da febbraio che ho lasciato l'agenzia in cui ero, che era Breakers, poi c'è stato un periodo in cui stavo per entrare in un'altra ma alla fine non ci sono più entrato, però ho avuto molto più tempo perché dovevo aspettare che cosa succedeva con questa nuova agenzia. Ho iniziato a seguire i Player Inside e devo dire che il primo video che ho visto loro è stato quello praticamente che hanno fatto la reazione a un video di Tomb Raider 2. Hanno rifatto praticamente il primo livello, un mega fan, è stato eccezionale, ha riprodotto il livello della Grande Muraglia e loro l'hanno fatto la reaction. Poi mi sono stati simpaticissimi entrambi e li ho seguiti per tantissimo tempo, ho visto un botto di video sui bug dei videogiochi, falsi miti dei videogiochi, veramente tantissimi ne ho visti. Parlano ogni tanto di videogiochi che non conosco, quindi alcuni li ho saltati. Poi i loro videogiochi preferiti, sono stato contentissimo di vedere Grim Fandango, che so che è un gioco che tutti mi dite che è molto famoso, ma quando lo giocavo io nessuno dei miei amici lo conosceva. Sarà che io vivevo tra le malghe, però a me quando sento gente che ama Grim Fandango proprio, non lo so, mi sale qualcosa, dico sì, anch'io adoro quel gioco, e sono simpaticissimi. Devo dire, li ho seguiti per molto tempo, mi sono visto molte video loro negli ultimi 2-3 mesi, anche cose che non mi interessano particolarmente perché mi stanno simpatici loro, come quello dei che fanno le reazioni ai giochi, che i bug dei giochi fanno veramente ridere tantissimo, e me li sono visti quasi tutti in aereo, sono proprio morto dalle risate. E non li ho mai commentati finché non ho visto che hanno fatto un video in cui citavano Vivi Giappone, Davide, come amico, anche lui, è andato a vedere anche il suo canale, e lì praticamente mi bevevano la Coca-Cola e parlavano di questo Vivi Giappone. Ho detto vabbè, allora forse sono anche degli interessati del Giappone, allora ho detto vabbè, scusa, ho fatto un commento sotto un loro video dicendo guardate, vi seguo da un po', siete fantastici, però così, ma giusto per da creator a creator, anche se loro hanno un canale enorme, e mi piaceva dire che comunque boh, mi piace moltissimo quello che fate e continuare a farlo.
non era un'operazione di marketing, era solamente un dire la mia, e perché comunque, cioè, seguendoli da tanto, capito? Come c'è gente che non fa il creator, però se io seguo qualcuno da un po' di tempo, voglio dire, stai facendo un ottimo lavoro, mi piacciono i tuoi video, cioè è una cosa che mi viene da voler dire. Non so se adesso mi devo fare un canale a parte che non ha iscritti per poter commentare questa gente, però mi sembra assurdo. E vabbè, poi dopo altri canali che seguo, che però non mi hanno mai cagato, purtroppo, pur commentandoli spessissimo, sono Ilenia Zodiaco. Lei è veramente proprio fantastica. Lei fa questa rubrica, io guardo principalmente la rubrica Libri di Melman, e devo dire che lei fa questi video che durano tipo un'ora e mezza, due ore, e sono bellissimi, proprio mi diverto tantissimo, e non lo so, è proprio, mi piacciono, di solito me li vedo proprio per intero. Devo dire che spesso non guardo sempre lo schermo, però ascolto, anche se lei è molto bella, però più che altro ascolto. Lei è un'altra youtuber che seguo, mi piace molto, e non so se è unica nel suo genere, ma c'è anche un altro ragazzo che li fa, adesso non mi viene il nome, però anche lui molto bravo. Poi un altro canale che seguo è L'Occhio Vigile. Questo è un canale che segue, e questo in effetti è un canale che potrebbe sembrare, ma perché Sebastiano segue un canale come L'Occhio Vigile? E perché questo me l'hanno chiesto anche, perché in effetti è un canale un pochino, perché io non è che seguo molto queste mode dei flame. Cosa mi piace del suo canale è che io, non essendo su YouTube Italia da molto tempo, perché io vi dico la verità, prima che mi aprissero il canale i mates, io non sapevo neanche chi fossero né i mates né FaVJ, quindi proprio avevo proprio, quindi figurati se conoscevo tutta questa lista che vi ho fatto adesso. Io che conoscevo prima di fare YouTube, di youtuber italiani, erano solamente Lilletta Eli e Stefano Piffer, quindi tutti questi nuovi youtuber li ho conosciuti dopo di loro, magari perché avendo il canale italiano, adesso aprendolo mi escono video in italiano. Prima io seguivo solo youtuber inglesi, quindi Rachel and June, che sono miei amici, Aki Dires, che anche mia amica mi ha scritto proprio prima, di Anime Man, che è venuto anche a trovarmi nella mia città natale, viene anche il prossimo anno, quindi gente molto grossa, da milioni e milioni di iscritti, cioè milioni e passa di iscritti, però non cioè, è un po' strano, diciamo, non ho mai, non credo di aver mai commentato, però mi sono sempre visto i loro video, anche Sharla, scusate, però non ho sempre visto i loro video con piacere, anzi, magari mi è capitato di commentare qualche video, per esempio ho commentato il video di The Anime Man, quando ha parlato praticamente di un'esperienza bruttissima che hanno avuto con una compagnia low cost americana, e gli ho scritto, cavolo, peggio di quando siamo andati io, lui, The Anime Man e Aki in Spagna con Ryanair, e quel lui però non è che ha pensato operazione di marketing, mi ha messo il commento in evidenza e poi mi ha mandato un messaggio, ma non lo so, infatti devo dire che queste teorie sono nate tutte dall'Italia, da quando ho aperto il canale italiano, prima non ho mai avuto questo problema. Quindi perché seguo L'Occhio Vigile? Perché mi piace molto, perché vabbè, intanto parla molto bene, mi sembra abbastanza simpatica, e soprattutto lei in pochissimo tempo mi riassume mesi e mesi di incazzature che ci sono state, di liti, di situazioni che ci sono state su YouTube, quindi per me è fantastico, grazie a lei, capito, in poco tempo, in 20 minuti so chi sono e poi decido se mi possono piacere o meno. Poi, ma tra l'altro poi la gente pensa che io commento solo gli youtuber grossi appunto per sta cosa, questo non è affatto vero, anzi io tra l'altro per esempio, non lo so, ho commentato il video di uno che ha fatto la reaction al video di Marco Togni che mangia la banana, si mangia la banana anche lui, adesso non mi ricordo il nome, è uno russo, e praticamente io quel video quando l'ho visto che ho fatto la reaction, prima cosa gli ho scritto un messaggio a Messenger su Marco Togni, ho detto oh guarda sto video, e poi lui gli ha commentato sotto, quindi io, cioè, cerco anche di interagire, non è che, cioè, faccio il commento per, poi che non è che ce ne guadagnerei sopra in quel caso. Stessa cosa anche quando hanno fatto un altro video, infatti io ogni volta, io devo dire che quasi tutti i video che vedo li commento anche, a parte quelli dei Play Insider, perché di loro me ne vedo proprio tanti, di solito la gente di cui vedo i video li commento anche, infatti troverete sempre commenti miei sotto i video di Lilletta, sotto i video di Stefano Piffer, che mi piace commentare. Gli unici che non commento adesso, non, se vedo magari vedo i video di Soul Mafia, quelli non li commento perché vabbè, insomma, non l'ho spiegato prima. O magari per esempio quando anche L'Occhio Vigile stesso ha fatto il video su Marco Togni, gliel'ho passato a Marco Togni. Poi c'erano gente che era, cioè, ma non lo so, mi piace Marco Togni, devo dire che è un canale che è molto molto strutturato benissimo, e per il target che ha va fortissimo. Non è un canale che seguo particolarmente, se non per i video di viaggi che li fa benissimo, mentre i video che fa più per fare
fare un grande audience, quelli sono video che mi piacciono, cioè no, se capitano li guardo, però non è che lo devo assolutamente vedere, capito? Però li guardo perché comunque, vabbè, Marco Togni, innanzitutto siamo amici e poi, vabbè, mi va di come si dice, support, quindi perché no, scusa, se gli guardo il video comunque per quanto lui fa milioni di visite, comunque è sempre una visita in più e comunque un like in più che gli metto, quindi non ci trovo niente di male in ciò. Se per esempio Marco Togni commenta sotto un mio, sono giusto contento. Ma a proposito, parlando di youtuber più piccoli, perché per esempio commentando sul mio canale io ho conosciuto un sacco di youtuber. Per esempio ho conosciuto The Slaps, con cui ho fatto il video ieri, e se non avessero commentato sotto il mio video, loro hanno fatto da poco adesso gli 8000 iscritti, li ho conosciuti, siamo andati a cena, ieri abbiamo fatto il video insieme e sono stato contentissimo e mi ha fatto veramente piacere vedere gente che comunque sulla mia piccola community, con i miei pochi utenti, sono riuscito comunque a unire gente che si interessano ai miei video, che vogliono collaborare con me, quindi io non ci trovo niente di male. Farò forse molti meno commenti da adesso in poi, o se li devo fare non li farò mai appena esce il video, ma magari un giorno o due. Ah, scusate, non ho nominato Violetta Rox, che lei forse è una delle youtuber più divertenti. No, lei assolutamente sì, mi ha fatto divertire. Lei è una che non ho mai commentato se non quando ha fatto il video su Yaoi Ukeseme, e quello l'ho commentato perché è un argomento di cui abbiamo parlato anch'io e Lilletta. Allora mi sembrava il caso di dire: sì, cavolo, hai pronunciato bene tutte le parole in giapponese, il video l'ha fatto proprio bene. Perché infatti noi nel video di Lilletta, se non vi siete visti il video sull'ukeseme, ve lo lascio qui. Le classiche linee guida permettono di riconoscere un personaggio uke grazie al suo aspetto fisico. È basso, infantile e solitamente distratto. Seme, più alto e forte, dei lineamenti più decisi, generalmente più mascolino. Ci eravamo chiesti, ma come mai queste fujoshi, che sono le ragazze a cui piace lo yaoi, hanno questa fantasia così grande, ma non si immaginano relazioni etero, ma relazioni omosessuali tra i protagonisti? Why? Find logic, come direbbe la Zodiaco. E la bellissima Violetta Rox ha proprio detto: è per questo motivo. E quindi mi ha fatto piacere, nel senso che lei da fujoshi ci ha risposto. Lei, ho visto un sacco di video, ho visto quelle dell'invidia del pene, no, non mi ricordo se era l'invidia del pene, quelli comunque sul luce. Poi ho visto un sacco di video, ma non lo so, perché lei praticamente, la cosa bella di Violetta Rox è che anche se parla di una cosa che non te ne frega niente, fa talmente ridere che lo guardi lo stesso. Lei può parlare anche, ti può vendere questa maglietta, un product placement, ma se lo fa lei va bene lo stesso, anche una pubblicità fa ridere, quindi è fantastica. Un'altra che è così, che però ho scoperto da pochissimissimo, però me ne aveva già parlato anche di questa Soul Mafia, è Lilli Meraviglia. Lei non la conoscevo, e a parte che però ti basta vedere un video e già la conosci, perché è veramente un personaggio proprio buca lo schermo. Ho visto la sua canzone Osceno e mi ha fatto troppo ridere, cioè io faccio: ma che cavolo, ma cosa ci faccio su questa piattaforma rispetto a gente del genere, che fa proprio morire dal ridere. Ci sono talmente tante persone che dovrei nominare che questo video non finisce più, anche Shanti per esempio, che lei me l'ha fatto conoscere Matcha Latte. Vedete, anche lei l'ho conosciuto, scusate se salto da un argomento all'altro, ma la mia testa funziona così, io, chi mi conosce sa che sono un pochino infatti riesco a fare tante cose molto velocemente, ma se mi devo sedere e fare un video da solo, no. Comunque Shanti è un'altra che ho conosciuto perché ha fatto proprio un commento sotto un video, non sul mio canale ma sul canale di Serena Mazzalatte, abbiamo fatto il video assieme, ha commentato sotto, ho detto: ah, che bella immagine profilo, sono andata a vedere chi era e mi sono subito appassionato al suo canale. Infatti a lei ho commentato un paio di video e mi sembra super simpatica, ancora non ho avuto occasione di incontrarla, ma sono sicuro che con Mazzalatte prima o poi ci incontreremo. Altri canali che ho commentato il signor Franz, perché vabbè, l'ho visto anche oggi, ci conosciamo, è molto simpatico, fa dei video bellissimi, non vedo perché non commentarli. Ma probabilmente ci saranno altra gente che adesso non ricordo che ho commentato, ma ci sono anche un sacco di persone, di utenti più piccoli che ho commentato, che anche loro purtroppo, cioè magari so chi sono perché magari sono iscritto e se mi viene fuori l'immagine profilo li riconosco, però non mi ricordo il nome utente, non vorrei sbagliare. Vabbè, comunque avete capito di che cosa stessi parlando, avete capito perché commento e perché secondo me commentare non è una cosa negativa, anzi aiuta a integrarti comunque in questa community. Adesso che ho capito che ci sono comunque queste possibili malilingue, gente che pensa male, ho deciso che ci sono dei canali che non commenterò più. Quelli che ho sempre commentato, che comunque sono molto simili al mio canale, sono dei miei amici, continuerò a commentarli se mi va. Quindi Lilletta Eli, troverete ancora i miei commenti, come lei li fa a me, nel senso, ma a me è normale, non capisco.
capisco. Continuerò a farli a Stefano Piffer sicuramente. Gli altri magari posso evitare, perché non, magari sì, amici li continuerò a fare, a gente che magari non mi conosce non, magari non li farò più. Un altro canale che seguo, cioè non è che lo seguo, questo ammetto che non lo seguo, sono iscritto, sono anche iscritto al suo Instagram, mi avete mandato tutto lo screenshot tra l'altro dicendo che gnocca di bambù, Follettina Creation. Allora, io Follettina Creation non ho visto tutto lo sviluppo ultimo perché ci sono state un sacco di polemiche, però io ho visto soltanto, penso, un paio di video suoi, quello là del tutorial del caffè, che vi giuro mi ha fatto morire da ridere, l'ho fatto vedere anche ai miei amici giapponesi, è bellissimo. Mi sono visto i suoi video karaoke e poi mi sono visto i suoi video, il suo video quello Non Sono Sporca, che è quello che mi ha consigliato YouTube, e non lo so, io la trovo molto tenera. So che magari tanti dicono che è tutta finzione, non lo so, sinceramente non sono qua per dirvi, non sono uno psicologo, ma nessuno che vede il suo canale, anche avendo visto qualsiasi frame, non può dire se lei è veramente questo genio del male che si è inventata questo personaggio per spillare soldi. Io sinceramente non mi sembra, anzi mi sembra una donna molto normale. Oh, mi sembra una che, cioè, non lo so, a me fa tenerezza, però mi dico, non seguo il suo canale, avrò fatto due o tre commenti sotto quello Sporca, ma perché mi dava fastidio che la gente la criticasse solo per l'aspetto fisico. Poi non so tutto l'andazzo e cosa è successo, perché ho visto talmente tanti video su Follettina che non ne ho più aperti né suoi né degli altri, però vedo che sta andando bene, quindi non vedo, cioè, non è il mio genere. Però quello che fa lo fa bene e c'ha un che di potenziale, evidentemente, se fa tutte queste visite. Vabbè, altri canali che vi consiglio, che magari non commento spesso, sono il Giappone a quattro mani, che sono dei miei amici, e loro, guardate che io faccio telefonate con loro di 40 minuti, anche di più, con Sabrina. Quindi, cioè, magari vedete il commentino lì, però dietro c'è anche un'amicizia. Il canale, per esempio, di un italiano in Giappone è il mio amico Sasori, lui è il mio più grande amico italiano in Giappone, e lui, facciamo anche con lui telefonate lunghissime, e anche con Mary faccio delle telefonate veramente veramente lunghe, Mary di Wild at Earth. Questi sono tre canali che secondo me meriterebbero di avere un po' più di iscritti, e aggiungo a loro anche Fanco, anche se vabbè dipende, Fanco Italia dipende anche loro, sono altra gente che mi è venuta, sì, mi sembra che hanno commentato, non so, sì, loro a me mi pare, e poi mi sono interessato al loro canale. Anche c'è una ragazza che canta le cover in italiano, vabbè, a parte Kobato, che una mia amica, che però anche lei mi ha commentato, adesso non mi viene il nome purtroppo, vabbè, se me lo ricordo ve lo metto qui, che mi sta molto simpatica. E un altro canale che meriterebbe molte più iscritte, poi c'è Henry's Corner, questo è un canale che mi hanno consigliato e mi sono iscritto, ancora non ho visto nessun video, però adesso se ne uploaderà di nuovi ne vedrò. Canali che mi sono disiscritto, no, di solito se mi iscrivo difficilmente mi disiscrivo. Poi un altro canale, anche prossima fermata a Giappone, che è anche una ragazza molto carina, abbiamo fatto un video insieme che ancora non è uscito purtroppo, anche mi sta molto simpatica. E un altro canale è Serena Maccialatte, anche con lei facciamo belle belle telefonate, è una ragazza fantastica. Serena Maccialatte è una ragazza con cui non l'avevo mai conosciuta, anche se ci conoscevamo da, cioè, di nome da molti anni, ci siamo incontrate un paio di volte, ma quando è venuta qua in Giappone abbiamo avuto l'opportunità finalmente di parlarci e stare insieme per un po'. Ho scoperto che è una ragazza veramente carina e siamo veramente diventati più amici, siamo sulla stessa linea su molte cose, infatti sono contenti di averla adesso come amica, Serena Maccialatte. Andatevi a iscrivere anche al suo canale, eh. Poi un ultimo vorrei concludere con Bangaka96, che ho commentato sotto il suo video, quello che ha detto che torna a fare i video, anche con lui, cioè magari ho fatto qualche commento sotto i suoi video, però io quel video che lui diceva che comunque è stato male eccetera eccetera, io subito poi sono andato anche a scrivergli in privato, perché io, se vedo che comunque è un argomento così forte, magari non sempre commento, però sicuramente ti scrivo in privato per vedere se è tutto ok. Quindi, cioè, su YouTube nascono anche tante amicizie, e però poi altre si perdono per stupidaggini, perché ci sono queste malelingue. Secondo me è un peccato, perché ci sarebbe tanto potenziale se si riuscisse ad andare oltre queste malelingue. Secondo me sarebbe una community molto più pacifica. Forse è perché per molti YouTube è un lavoro, e forse è quello che un pochino, non lo so. Vabbè ragazzi, scrivetemi la vostra opinione, scrivetevi se secondo voi non dovrei più commentare sotto i video dei miei amici
amici o di gente che mi sta simpatico, di youtuber che mi piacciono. Scrivete se di questa lista di youtuber ci sono youtuber che vi piacciono, youtuber che non vi piacciono. Ma no, scrivetemi solo quelli che vi piacciono, perché questo canale non voglio che sia che parli male di nessuno. Se c'è qualcuno che mi sta sul cavolo, sul cazzo, come è nel mio altro canale, seguite anche il mio canale di Sebastiano Serafini a cazzo. Non li nomino, sì, infatti. Vabbè, spero che questo video chiacchiericcio vi sia piaciuto. Ditemi se volete altri video così, proprio random. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre per vedere i miei video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.